Se l'illuminazione di tutti i tuoi video è come questa, allora segui questo video per farla diventare come questa, in 3 semplici step. Ciao, mi chiamo Giacomo, 16 anni e faccio video. In questo video, come hai visto dalla intro, ti spiegherò come trasformare questa clip in questa, con 3 semplici passaggi. Diciamo che chi inizia a fare video, di solito va a comprare dei pannelli LED. Sono sbagliati per quale motivo? Prima che vi accanete nei commenti, la problematica dei pannelli LED è che non possiamo andare a modificarli o in modo più duro o in modo più morbido, quindi abbiamo una fonte di luce che non è modificabile. Invece la cosa che vi posso consigliare io è di andare a comprare una luce come questa qua, che è un Amaran 60X oppure un Godox SL60 se avete un po' meno soldi, che è una luce con un cob, quindi chip on board, quindi un singolo LED mono LED che vi permette in questo caso anche di andare a controllare la temperatura colore del bianco, ma che la potete modificare sia in modo più grande, quindi per renderla più soft, quindi per illuminare le persone, oppure in modo più duro per ad esempio fare degli effetti di luce o ombre nello sfondo. Quindi per chi inizia vi consiglio di comprare ad esempio il Godox SL60 White versione 1, va benissimo, la trovate circa 100 euro su Amazon, anche a meno molte volte, con un softbox fatto bene, non i soliti merdosi che poi si aprono in veramente un botto di tempo, ma comprate dei softbox fatti bene, comunque vi lascio in descrizione nel caso vorreste comprarli. E questo diciamo è il primo errore: o illuminare con delle fonti di luce troppo dure o illuminare magari con delle temperature colori non coerenti con quelle che è la camera. Quindi se la camera giriamo a 5100 gradi Kelvin, la nostra luce dovrà essere messa a 5600 gradi Kelvin, non a 3200, perché sennò andremo a creare un effetto più caldo, più freddo, in base chiaramente se stiamo andando a mettere più caldo, più freddo la temperatura colore della luce. Una volta che avete capito questa cosa, bisogna subito andare a realizzare un video di prova per andare a vedere effettivamente la differenza tra una luce di merda e una luce fatta bene. Quindi la luce fatta bene come messa di solito, a 45 gradi rispetto al soggetto, quindi per creare questo triangolo che si chiama Rembrandt. Per chi non sapesse che Rembrandt era un pittore che aveva creato questa tecnica mettendo la luce, chiaramente lui dipingeva, quindi poteva farlo anche normale, ma l'ha voluto fare in questo modo per creare un effetto più tridimensionale al nostro soggetto. Quindi mettendo la luce a 45 gradi rispetto alla nostra videocamera, comunque al nostro occhio, si creerà questo triangolino tra grandi virgolette, che praticamente va a creare un effetto più tridimensionale alla nostra faccia. C'è molta gente anche che illumina da davanti, non è sbagliato, non è assolutamente sbagliato, ma è un modo che a me non piace e che io non utilizzerei mai per nessun mio video, perché comunque è un effetto molto in televisione, non è un effetto molto tridimensionale, molto cinematografico secondo me. Quindi illuminate a 45 gradi, mettete la vostra fonte di illuminazione principale a 45 gradi rispetto al vostro punto di ripresa, e poi mettete magari una luce di contro, una luce di sfondo se l'avete, per andare a schiarire lo sfondo o per andare a mettere degli effetti sullo sfondo. In questo caso ce ne sono due, una qui gialla che vedete sulla seconda camera e una dietro invece che sta facendo questo effetto tra grandi virgolette finestra, che appunto vanno a creare un po' un effetto di texture sullo sfondo che è interessante e soprattutto va un po' a dare una particolarità allo sfondo. Secondo errore, che so che lo fanno in molti, anch'io l'ho fatto in alcuni video, in alcune cose, è di lasciare le luci in campo. Può essere un effetto voluto, ma nella maggior parte dei casi dovete togliere dal campo di ripresa. Quindi se voi registrate in questo campo di ripresa, nessuna luce deve esserci all'interno, nessuna softbox si deve vedere, nessuna roba di luce si deve vedere, perché chiaramente non c'entra niente. Quindi questo è il secondo errore. E il terzo passaggio, comunque il terzo errore per migliorare la vostra illuminazione, è di posizionare la luce più vicina possibile al vostro soggetto. Infatti se io la luce la posiziono più possibile, più vicino possibile al soggetto, che in questo caso sono io, più la luce sarà morbida, e invece più la metto lontana più sarà meno potente e più sarà su tutto lo sfondo, comunque sarà, illuminerà tutto. Questo diciamo che è un passaggio fondamentale per chi fa video, perché comunque impara subito la differenza tra luce morbida e luce dura, e effettivamente la luce dura è un piccolo pannello LED, o comunque una luce lontana o piccola o comunque grande ma lontana, che vi va a creare una luce su tutto lo sfondo e molto meno potente rispetto a una luce più grande. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto come al solito, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!